Ciao Glitters e bentornati sul canale. Guardate qui cosa abbiamo oggi: una montagna di squishy da recensire. Molti ce l'avete suggeriti voi, quindi speriamo tantissimo che questo video possa esservi utile e che vi piaccia. Ciao Glitters! Oh, che bello, non vedo l'ora di aprire tutti questi squishy. Vi presento la mia nuova amica. Vieni Glitter. Dobbiamo scusarla, è un po' timida, non è abituata a fare i video. Ciao Candy, ciao a tutti. Devi salutare loro. Ciao a tutti, io sono Glitter. Brava. Bene, allora ti spiego come funziona questa tipologia di video. Dobbiamo scegliere, vedi, dei prodotti qui che dobbiamo recensire, ok? Ok. Allora, ne scegliamo uno a testa. È vietatissimo scegliere quelli con le confezioni rosa. Candy, scusami, perché è vietato? Perché quelli sono miei, quindi le altre non possono sceglierli. Vabbè, comunque le regole sono queste. Va bene? Oh, sì, mi va benissimo. Tanto il mio colore preferito è il viola. Ah, saremo migliori amiche. Ottimo. Bene, allora dai, inizia tu. Ma non saprei quale scegliere. Nel frattempo che aiuto Glitter a scegliere la sua prima cosa da sbustare, tu intanto fai vedere ai Glitters cosa hai comprato, eh? Brava! D'accordo, ok. Mentre loro decidono, vi faccio vedere un po' cosa abbiamo acquistato. Allora, appunto, abbiamo deciso di comprare tutti gli squishy che sono adesso in circolazione. Due li trovate da Toys o comunque nei negozi di giocattoli, che sono gli Smooshy Mooshy. E questi, i Happy Soft Eyes, o almeno spero si pronunci così. Questi qua appunto li ho trovati da Toys e costano meno di tutti gli altri, mi pare costino intorno ai 5 euro. Poi ci sono quelli da edicola, che sono questi della Skifidol, che conosciamo tutti, che costano mi pare 7 euro. E questi altri della Babam, i Doki Doki Squishy, anche questi costano 7 euro, sì, qui c'è scritto il prezzo, costano 7 euro. Quindi ragazzi, questa sarà una recensione super completa sia per quanto riguarda la qualità degli squishy che il loro rapporto qualità-prezzo e quale secondo noi, cioè io, Candy e Glitter, conviene di più acquistare, quali sono i più belli. Quindi ragazzi, siete pronte? Sì, allora abbiamo deciso di iniziare prima da quelli che si trovano in edicola e paragonarli, quindi... vai Glitter, scegli. Ok, allora io inizierei dal pinguino. Mi piacciono tantissimo i pinguini. Io quindi prenderò... Allora, ecco qui la scelta di Glitter. Vediamo un po', apriamo la bustina. Questi sono quelli della Skifidol che potete trovare in edicola e costano 7 euro. Allora, vediamo un po'. Oh, quanto è carino. Come anche gli altri non è dipinto proprio benissimo, al tatto però è molto 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 morbido. E adesso proviamo a squisciarlo. È abbastanza slow rising, non proprio lentissimissimo, però non è nemmeno tanto veloce. Fa tantissime grinze sul retro, però oddio, non è che... danno tanto fastidio al tatto. Comunque molto 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 morbido, solo che torna su un po' troppo velocemente, vedete? Non lo so, non è proprio a rilascio lentissimissimo, ma è molto molto carino come pinguino. Oh, io adoro i pinguini, quindi mi piace tantissimo. Ciao, sarà il mio nuovo amico. Invece questo è quello che è toccato a Candy, che ragazzi non lo so, secondo me è tipo una mucca o un cane, non lo so che animale è. Ditecelo voi. Purtroppo non è che si capisce tantissimo cosa sono questi squishy. Oh, questo è morbidissimo, perché quelli tutti bianchi sono i più morbidi perché appunto non sono colorati. Qui ci è arrivato un pieno di polvere con qualche macchia, anche qui non è disegnato benissimo e quindi diciamo che per 7 euro preferirei... Non è la prima volta che questi squishy escono macchiati o comunque pieni di polvere, però vabbè. Vediamo un po'. Non lo so, anche questo non è proprio super slow rising. È molto morbido, però devo dire la verità, io qui ho anche quelli che prendemmo l'altra volta. Vabbè, questo ormai, vedete, è velocissimo. Questo è super veloce.
No, anche questo. Ok, ragazzi, non lo so, per me non sono proprio tanto slow rising, sinceramente. Candy, a te piace? Sì, effettivamente anche io noto che non sono proprio slow rising. E sì, mi piace, è un animaletto molto simpatico. Ciao, Candy. Oh, ok. Allora, adesso dobbiamo aprire quelli della Doki Doki Squishy. Ma sono chiusi, come facciamo a scegliere? Infatti, è un bel problema. Beh, li assegnerò io. Ma può uscire l'unicorno glitter se capita a lei? Oh, non ti preoccupare, Candy, te lo cederò volentieri. A me piace il tigrotto. Oh, d'accordo. Allora, dai, inizia tu. Allora, per glitter scegliamo questa. Anche queste li trovate in edicola e costano 7 euro. L'unico difetto di questi, sinceramente, è che non si può vedere l'interno. Quindi non sapete che squishy potete trovare. Anche qui ci dice che la ripresa è lentissima e è da vedere. A me piace tantissimo questo, è troppo puccioso. Ma vediamo, pronte? Però non vorrei rovinare la confezione perché è molto carina. Ah, ecco, apriamo così. Oh, c'è un'altra bustina. Ci sono delle cose. Cosa è questa cosa? Molto utile. A proposito, aspettate, non ho visto se profumano. Questi qui hanno sempre lo stesso profumo. Profumano di dolce. Molto piacevole questo. Vediamo. Vediamo questo. No, questo sa più di plastica, un po' più di chimico. Devo dire la verità, non mi piace per niente perché i colori non sono per niente belli. Cioè, fanno la confezione tutta pastellosa, tutta carina, e poi esce questo che di pastelloso non ha niente. Proviamo a squisciarlo. Sì, cioè, slow rising proprio, sì, lentissimo. Lentissimo, guarda, proprio lento. No, no, ragazzi, qui non ci siamo proprio. Dunque, devo ammettere che non mi piace proprio. No, 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 no. Per 7 euro, assolutamente no. Bocciato. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Voglio l'unicorno, voglio l'unicorno, voglio l'unicorno. Vediamo un po' da questa bustina cosa esce. Fortuna che ho preso due bustine perché spero esca un bel personaggio. Oh, wow! Esce sempre questo bigliettino molto utile e carino. È un narvalo questo! Con un cuoricino! Non è dipinto proprio benissimo, ma va bene. Al tatto non è morbidissimo. Squisciamolo. Eh no, ragazzi, cioè non sono slow rising, mi dispiace. E poi sinceramente, cioè questi qua, pagarli 7 euro, a questo punto meglio quelli della Skifidol. Perché sono molto più morbidi, il profumo è più buono, almeno hanno un rilascio più lento. Vediamo, pronti? Vedete? Lui era già pronto praticamente, quindi... Nella battaglia degli squishy da edicola vince Skifidol, ma anche qui... Oddio, qui... Oddio, guardate, c'è del vuoto qui. Questo, se ci giochiamo tanto, si rompe. Vabbè, io vorrei far notare che anche se non è un unicorno, ha un corno! E poi ha i cuoricini rosa. E comunque, a me piace, che carino, sarà il mio nuovo animale. Sì, diventeremo ottimi amici. E questo arcobaleno invece diventerà la mia nuova poltroncina. Vi piace? No, ottima idea. Adesso tocca a quelli che puoi trovare nei negozi di giocattoli. Oh, bene, allora, iniziamo dalla Happy Soft Eyes. Io scelgo la ranocchia. Oh, meno male, io volevo quell'altro, che è una specie di cagnetto. Oggi colleziono cagnetti. Eccolo qui, ragazzi, spero davvero che questo squishy sia valido perché il prezzo qui è davvero ottimo. Quindi vediamo un po'. Oh, ma che carino. Oh, è uscito anche un bigliettino, questa volta non è bianco. Candy, il tuo si chiama Shy, questo è quello di Candy. Che carino. Questi, oh, gli orsetti, i pinguini, che carini, questi non c'erano, questi non li ho visti. E poi possiamo trovare lunghi, o lunghi, non lo so. Anche il seacorn era bello. Non dite a Candy che c'era l'unicorno, non glielo facciamo sapere. Comunque vediamo un po', allora già posso dire che non è proprio morbidissimo al
tatto, sinceramente sembra più un giocattolo di plastica, è molto molto carino e simpatico. Sono abbastanza onesti perché non scrivono a rilascio lentissimo, quindi... Vediamo? No, infatti non sono slow rising, però ragazzi, per quanto mi riguarda non c'è scritto, quindi... Ok, è caruccio caruccio da squisciare. Prendiamolo questo qui. Oddio, oddio, in realtà guardate, tornano su insieme. Quindi vi ripeto, cioè, questo secondo me per il suo prezzo è molto molto carino ed è dipinto molto molto bene. Wow, mi piace tantissimo. Come ti chiami? Oh, io sono Mr. Foggy. Mr. Foggy, piacere, io sono Glitter. Piacere! Oh, che bella casa che avete! Eh sì? Adesso tocca a quello di Candy. Ok, vediamo. Oh, ma quanto è carino! Oh, amore pucciosissimo! Comunque devo dire che sono dipinti davvero bene, non esce sporco. Molto molto carino, non è morbidissimo al tatto. No! Ma tu sei l'animaletto del mio cuore e anche i fiorellini rosa! Ah, questo non parla. Qui siamo anche questo. Oh, che carino. Cioè, vi ripeto, è un po' duretto da squisciare. Però mi sembra anche che possa resistere di più. Sentiamo un po' l'odore. Oh, questo sa di... Che bellissimo odore, ragazzi. Sa di bagnoschiuma alla fragola misto ai fiori. È bellissimo l'odore di questo, è troppo carino e puccioso. Provo anche il narvalo che mi sono dimenticata e non sa di niente. Vediamo un po' Mister Ranocchio. Anche questo sa di bagnoschiuma, però un po' più leggero. Lui profuma molto di più. E adesso arriviamo ai più costosi in circolazione, cioè gli Smushy Mushy. Però ragazzi, noi come ben sapete ne abbiamo già alcuni e io sono super soddisfatta di questi squishy, perché sì, costano 14-15 euro mi pare, ma adesso vediamo tutto quello che rientra in questi 14-15 euro. Visto che a Candy sicuramente piacerà quello rosa, io voglio prendere quello rosso. Ok, da qui già si dovrebbe vedere cosa c'è uscito. Secondo me è il gattino, ragazzi. Allora, il grigio secondo me è il gattino. Che cosa bella, guardate che bello. Allora, prima di tutto nei 15 euro, come vi dicevo prima, c'è questa bellissima confezione che ovviamente voi potete conservare. Potete metterci non solo il vostro squishy, ma anche tante altre cose. Allora, poi esce questo ciondolino da poter portare sempre con noi, a forma di ketchup questa volta, mi piace tantissimo. Cioè, a forma di barattolo di ketchup. Poi esce il secondo squishy piccolino, che è il suo amichetto. Vediamo subito. Non mi ricordo qual era l'amichetto del gattino. Vediamo. Oh, che carino! No, ci è arrivato tutto distrutto. Povero. Che carino, ragazzi. Ecco, si sta aggiustando. Poverino, è stato chiuso lì in quella posizione per tantissimo tempo. Dio ragazzi, è morbidissimo e mi piace da morire, perché sembra quello della Tokidoki. E adesso vediamo il nostro Smushy Mushy. Sì ragazzi, è il gattino. Ciao. Oh, è uscita anche la targhettina per dargli il nome. Oh, eccolo qui. Guardate che carino. E guardate quanto è fatto bene. Però è un po' duretto. Proviamolo. Oh, questo è un po' più duro rispetto agli altri Smushy Mushy che abbiamo. Tipo il più morbido che abbiamo è questo, il montone. Vediamo un po'. Vedete? Quindi c'è un po' di differenza anche tra Smushy Mushy e Smushy Mushy. Questo è molto molto veloce, però mi piace tantissimo il design. Allora, eccoli qui. Vedete, secondo me da questo ketchup potevano uscire questo, questo o questo e questo. Poi tutti gli altri escono dalle altre confezioni. A me sarebbe piaciuto tantissimo questo, oppure questo qui. Sentiamo il suo profumo. Molto molto piacevole, non mi fa impazzire, ma è piacevole. Ma ciao bel gattino, ti coccolerò, ti darò da mangiare. Oh, grazie. Oh,
finalmente una confezione rosa. Esatto, questo è quello di Candy ed è quello con la confezione rosa e il tappino verde acqua. Quindi vediamo un po', questo sarebbe tanto carino da avere. Ma in realtà, ragazzi, quello che a me piacerebbe più di tutto è questo. Già, ma non uscirà mai. Vediamo, vediamo. Vorrei intravedere qualcosa. Vedo del rosa. Vedo del rosa. Speriamo non sia Piggy. La confezione è bellissima. Ah, non si vede niente. Allora, tessito questo biberon con questo colore pastello. Molto, molto carino. Sì, carino, carino, ma doveva uscire rosa. Poi vediamo. Oh, oh mio Dio. Con calma, andiamo. Quindi qui dovrebbe uscire lo zucchero filato. Sì! Oh, quanto è carino! Escono tutti con le grinze, però è troppo troppo caruccio, ragazzi. Oh, quanto è bellino! Candy, hai visto? È uscito lo zucchero filato rosa! Sarai mio per l'eternità! E adesso vediamo il nostro smushy mushy. Anche qui è uscita la targhettina e l'adesivo, che mi sono dimenticata prima di farvelo vedere, ma esce anche l'adesivo. Guardate, ragazzi, è troppo caruccio. Un po' squisciamo. Oh, è bellissimo. Oh, questo è bellissimo da squisciare. È troppo caruccio. Non sono a rilascio lentissimo questi che ci sono usciti, però sono troppo troppo carucci, ragazzi. Questi non lo so, ma mi danno l'idea che durino di più se ci giocate tanto, mentre gli altri, certo, ovviamente li pagate di più. Ciao pecorella rosa, con il cosino rosa in testa. Io sarò la tua nuova padroncina. Oh, ciao Candy. Bene, Glitters, il nostro video finisce qui. Speriamo tantissimo che vi sia piaciuto. Questi sono tutti i nostri nuovi squishy. Devo dire la verità, quelli che ci sono piaciuti di più sono stati ovviamente gli smushy mushy, perché io li reputo fatti benissimo. Secondi in classifica, sinceramente, metterei questi che ho trovato da Toys, perché non lo so, il design è molto carino, molto puzzoso e hanno un bellissimo profumo. Terzi in classifica, questi della Skiffy Doll, che in effetti sono i più morbidosi, però presentano un bel po' di difetti. Ultimi assolutamente questi della Doki Doki, perché non mi piacciono per niente, né come sono colorati al tatto, insomma, assolutamente no. Cioè, se dovete spendere 7 euro, molto meglio prendere questi della Skiffy Doll, a mio parere. Ma fateci sapere anche voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Mi raccomando, scatenatevi con i pareri. Io, Glitter, Candy e tutti i nostri nuovi squishy vi salutiamo. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, cliccate qui per iscrivervi al canale e qui per non perdere tutti gli altri video dedicati ai vostri giochi preferiti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!